Bene, signori, siamo qui a Gialla Pascià, al momento dell'intervista. Siamo al nostro caffè letterario, anzi caffè corretto grappa letterario. Vabbè, non è contento se non lo dice. In onore di Valentino, che è il suo numero fortunato, il 46, il corretto con quella... 46 grappe. Ah, bene, bene, bene. Bene. Bene, posto. È in suo onore. Sì, esatto. Cos'è quella roba? Il 46 si ripete sempre nella sua vita, anche a Tavuglia. A Tavuglia, per esempio, è vero che c'è il limite di velocità 46 all'ora. Sì, l'abbiamo modificato. L'avete modificato? Sì, non è 50. Quant'è adesso? 46. 46. Appena detto. In suo onore, noi abbiamo preparato 46 domande. Bene, quindi mettetevi comodi a bene, casa. Bene, siamo comodi, come vedete, abbiamo una bella scultura. Sì. Però è successo, scusate, un fraintendimento con l'artista, capito? Sì. Noi abbiamo, diciamo, commissionato quest'opera come facevano i papi con Michelangelo, certo, con Caravaggio. Uguale. E abbiamo chiesto al nostro artista di riferimento, Andy Waller. Andy Waller è una... quest'opera, evidentemente, qualcosa che simboleggiasse le gesta di Valentino. È proprio quello. No, siccome lui è straniero, ha capito il gesto di Valentino. Sì. Però è bello lo stesso. È bello. Bellissimo proprio. Poi ogni artista nell'opera ci vede quello che vuole. E qua cosa vuol vedere? Cosa ci vedi? Io qua ci vedo un bel guanto giallo. Il mistero. Il 46. Col 46. Una bella base di legno come il tavolino. Intenditore d'arte. Per fare la differenza. Quante ne sa. Allora, questa intervista, poi l'intervista può essere anche commovente, quindi abbiamo dei fazzolettini VR46. E quanti sono? Ti puoi commuovere fino a 46 volte. Sono allora, 46 iniziamo il, il percursus della vita di Valentino. Certo. Come si dice? Va bene. Iniziamo dagli inizi, quando era bambino. Allora, tu sei salito e hai guidato per la prima volta una vera moto a 2 anni, confermi? Confermo. Due anni, ragazzi. Meglio tardi che mai. Come meglio tardi che mai? A due anni. Vabbè. È vero che eri così piccolo col vasetto è vero che eri così piccolo che non si trovava un casco della tua misura. Allora il tuo papà te ne ha fatto uno con la scorza di una noce di cocco, è vero? All'inizio sì. Ma visto quante cose tutte queste cose lei lo sappiamo, ed era anche una Malaguti 50, vero? Sì. Che ha dato così un grande insegnamento ai giovani, cioè bisogna iniziare a guidare se non volete se non volete farvi togliere la patente. Dovete iniziare a guidare quando la patente ancora non ce l'avete. Questo è l'insegnamento. Sì, te la tolgo sicuro. Certo. Fatelo anche a casa. Bravo. Ma parliamo ora dei suoi podi, perché lui è stato nella vita più sui podi che in giro, capito? Così. Sì, in giro, lui cioè, dal 96 al 2001, periodo di attività motociclistico, è salito sul podio ben 235 volte. Ti risulta? 235, ragazzi. Sì. Ma guarda che sono tante. Proviamo. Allora, vediamo cosa. Uno. Ragazzi, vuol farle tutte e due 35? 235, ragazzi, che secondo me, posso dire, non è più motociclismo, ragazzi. No, si sfocia nello step. Sì, è il rassodamento glutei. È vero. È un altro sport. Sono d'accordo. Spero che la chiuda un occhio. Bene. E posso dire un'altra cosa da giornalista, scusa da Valentino? Giornalista, sì. Sì, se no sembra che faccio un'intervista in ginocchio senza neanche le sue ginocchiere, capito? Come si dice? Appecorato. Sì. Io devo dire una cosa, tu sei bravo, un bravo ragazzo, un bravo campione, però fare MotoGP, ragazzi, ma è una cazzata da ragazzi. Cosa dicendo? Ma sì, lo possono fare. Allora, ma voi avete mai notato? Cosa? Il MotoGP lo fanno sempre di domenica, certo. Quando i tir non possono circolare. Certo. Perché non fate sulla 1 la mattina del lunedì? Sono i camion, vanno in corsia di sorpasso. Ma quando li superi te la fai in prima e seconda fino a, fino a Venezia. Giusta osservazione. Scusate lo sfogo. Certo. Allora cambio un po' tono per allora ho letto nella tua motobiografia nella sua motobiografia. Come autobiografia. Autobiografia se usa le auto, se usa le moto, ovvio. No, questa era per ridere, se no stavamo prendendo troppo seri. Troppo seri. Ho letto che una volta Brad Pitt, Brad Pitt l'attore, è venuto nei paddock e ti ha detto che vorrebbe essere come te, vero? Sì, è venuto a vedere una gara, ci siamo
siamo incontrati e mi ha detto che vorrebbe essere come me. Questa frase proprio? Sì. Com'è la frase? Che vorrei essere, Vale, vorrei essere come te. Sì. Allora lo dice a tutti, eh. Ma cosa? L'ha detto anche a me. Ma è un falso. Certo. Immagino, Patria. E adesso facciamo il gioco della torre. No, senza torre, senza torre. Cioè? Senza torre. Come funziona? La torre, ma tutto bene. Vabbè, comunque sempre scegli... Ah, è uguale, sì. È uguale, ma senza torre. Senza torre. Beh, te la senti? Me la sento. Bene, vai. Allora, la domanda è tecnica di motociclismo. Certo. Allora, secondo te, secondo anche la tua esperienza di campione che ha girato il mondo, ha vinto dappertutto, secondo te è meglio, attenzione, è meglio un cagotto in ascensore o uno starnuto all'interno di un casco integrale? Secondo me lo starnuto. Lo starnuto? Sì. Comunque meglio. Cioè si gestisce. Ma guarda che difficile. Siete a 300 all'ora. Però ti è mai successo? Il cagotto nell'ascensore... La vega. Manca lo starnuto dentro mentre sei che... Ma dai, non è un grande problema, sì è gestisce. Un cagotto nel casco integrale. Nella tuta, casomai. Forse è difficile. Ma senta. Allora, come sapete, nella vita poi alla fine l'amore trionfa sempre alla fine, no? Non so cosa c'entri, ma anche qui alla fine quella scultura davanti mi riesce difficile. Anche alla fine si può usare anche come sgabello questo. Io non lo farei. Guarda che ci sono dei designer fatti di più scomodi. Di che stavo parlando? Di che stavo parlando, ragazzi? L'amore trionfa. Ah, l'amore trionfa. L'amore trionfa alla fine, anche qui, anche siamo alla fine trionfa. Bene. Allora, vediamo se ti risulta. Nei paddle, visto che adesso lo dico bene. No, paddle. Non è paddle. Sono proprio alla fine. Paddock. Cioè, alla partenza lì, tutta quella zona. Box, il box. Una volta si chiamavano box. Box. Nel garage. Ci sono anche i garage. Vabbè, comunque, in quella zona lì, oltre ai giornalisti, ai gommisti, ai meccanici, alle suore. Ma cosa c'è? Le suore? Suore? Scusi. Non esiste tanto, però. Vabbè, ci sono le cosiddette ragazze ombrelline. Sì, certo. Che sono delle bellissime ragazze che quando c'è troppo sole, con l'ombrello fanno ombra ai piloti. Perché con quel caldo bestiale... Il pilota deve stare un po' a temperatura, giusto? Un vino, Infatti, cioè, non deve avere caldo e quindi c'è la ragazza che 21 gradi. All'ombrellina, allora, bene. E non so se ti ricordi, ma con una di queste ragazze, ombrelline, vi siete innamorati l'un l'altra fino addirittura al punto di mettere su famiglia. Confermi? Confermo. Hai visto quante notizie? E anche qui, la Francia è anche qua. È lì dietro. Ciao Francesca. Ciao. Ah, ti controlla, diciamo. Accompagnato, curioso di vedere il programma. Mi ha accompagnato. Ma non faccia gesto. Ma cosa? Non mischi la sua vita privata con quella degli altri. Libertà, addio. Ma cosa? Diciamo che, come possiamo dire, che non hai più una vita. Ma non è vero. Ma è felice così. Deve scendere anche un po' compromesso. Per amore questa d'altra. Perché dobbiamo insultare gli ospiti? Comunque, quello che voglio dire è questo, ragazzi, che spesso in televisione i dermatologi ci dicono sempre dei danni che può provocare il sole, ma non ci parlano mai dei danni che può provocare l'ombra. Ma no, la partecipazione straordinaria di Francesca e il suo fiato sul collo. Basta.